Casa Dolce Casa, il Trastevere qui ha sempre vinto in questa stagione e non ha alcuna intenzione di smettere oggi. Per dare continuità a questa striscia dovrà battere un Chieti che ha vinto l'ultima e che ha appena avuto un cambio al timone per l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone F. Un saluto dal Trastevere Stadium da Gaetano Vitale. Massimo, in cabina di regia, sventagliata per la progressione di Bertoldi, liscio del capitano ospite, Bertoldi al volo! In maniera estremamente offensiva questa punizione da Chieti, palla in area, al centro, serie di rimpalli, poi proprio salto al volo col mancino, Semprini era sulla traiettoria, palla fuori, Crescenzo, bene per Alonzi che la spegne ancora e la riaccende sul destro di Crescenzo, quindi Alonzi defilato, lato corto dell'area di rigore, sfida l'avversario, prova ad andare in un'azione solitaria, poi ancora lui sulla seconda palla, gol sinistro! Allora Santilli, out di sinistra, scarico per Alonzi che ha un po' di spazio, carica il destro, infatti trova un avversario, bravissimo Massimo a servire Santilli, un po' di spazio lì a sinistra, puntato l'avversario, prova a piazzarla sul primo, Santarelli, buona suolata, Alonzi, c'è lo spazio per andare dall'11 nuovamente, palla in area, Santilli vince un contrasto, poi il secondo, un po' di confusione, Crescenzo con la finta, la porta sul destro, calcio in porta! Crescenzo, Bertoldi, la porta verso l'interno del campo, va con l'esterno con un'ottima traccia a cercare e a trovare Santilli, sfida Spinelli, raddoppio di Rossi, la sposta verso l'interno, si fa aiutare da Santarelli che forse pensa anche al tiro, Alonzi stoppa, prova la giocata, Santilli non riesce a concludere, poi sì, il gol del 10, la sblocca il Trastevere, Santilli 1-0. Bregasi sbaglia, Santilli riesce a capire prima degli altri, la porta avanti con il destro, poi con l'esterno del destro a trovare Alonzi, poco spazio, la fa uscire per Crescenzo che calcia forte sul muro, parte ora sul primo palo allontanato, tutto buono, Masaud sul rimbalzo e l'arbitro fischia calcio di rigore per il Chieti, fallo di mano di un uomo in barriera, intanto doppio giallo per Santilli, visto il giallo di prima diventa rosso e Trastevere in 10. Cesario contro Semprini, parte il 9, piazza, ma Semprini intercetta due volte, intervento impressionante di Semprini che salva il Trastevere, clamorosamente importante questa sua parata almeno nell'arco di questa partita. Il Trastevere intanto attacca nonostante l'inferiorità numerica con Alonzi che si gira, calcia, la piazza sul secondo. Parte Massimo, la palla passa, poi è gol, il gol del capitano del Trastevere, si prende la squadra sulle spalle, va a esultare sotto i suoi tifosi, Emiliano Massimo raddoppia, Trastevere con l'uomo in meno, segna 2-0 e maglia celebrativa. Va a piazzare il risultato sul 2-0 per i padroni di casa, Bertoldi, controllo educatissimo, pulito, lucido, poi va via anche con un gran dribbling, la piazza sul primo, solo per un attimo. Masaud dialoga con il 15, cross sporcato, Testi e poi il gol del Chieti, ha segnato il numero 14 e finisce qui la clessidra, colma il Trastevere con un brividino finale, vince la partita, vince 2-1, decidono i gol di Santilli e di Capitan Massimo.